La Fiammata negli ultimi anni si è battuta per cercare di valorizzare il lavoro, anche la qualità dei lavoratori. A fronte di questo abbiamo fatto alcune battaglie nel Foggiano contro il caporalato, infatti abbiamo imposto a tutti i produttori la raccolta meccanica e il codice etico. Questo perché c'è stato anche da parte dei media diciamo un attacco diciamo, nei confronti di chi lavora a pomodoro, perché quando si parla di caporalato si parla spesso si riconduce subito al pomodoro, ma il caporalato è in tante cose. Il caporalato è anche delle imprese edili, delle imprese manifatturiere, però noi per evitare proprio diciamo, problematiche e per dare ancora più valore a questo prodotto abbiamo fatto una crociata contro tutto ciò. Un'altra battaglia che abbiamo fatto è stata contro le aste a doppio ribasso. Sono dei meccanismi complessi che vengono fatti attraverso diciamo, la rete, dove la grande distribuzione cerca di accaparrarsi grosse quantità di prodotti a bassissimo prezzo. In pratica è un sistema che cerca di mettere impresa contro impresa, ribassando diciamo, i prezzi fino ad arrivare al di sotto del costo del lavoro. Del costo del prodotto. Questo diciamo è un punto di partenza, però il prezzo basso che poi paga la grande distribuzione obbliga poi l'industria a sottopagare il produttore agricolo. Il produttore agricolo che è quello che è sempre il povero contadino che ci rimette le penne, poi lui si rivale sui braccianti, su chi raccoglie il pomodoro e quindi li sottopaga. Quindi è un sistema che dall'alto appunto genera sfruttamento e genera anche caporalato. Questa è stata, noi l'abbiamo denunciata con l'Associazione Terra nel 2017, dove è stata fatta anche una legge alla Camera dei Deputati che vietava l'utilizzo diciamo, di questo sistema alla grande distribuzione. E adesso dovrebbe passare in Senato a breve, anche in seguito al servizio che grazie alle Iene ha rimesso in pista, perché era un qualcosa che stava andando un po' nel dimenticatoio. Però questo è la cosa bella, che è pure un po' la soddisfazione, che attraverso le aste, faccio un esempio giusto per dare qualche numero, una passata di pomodoro veniva pagata a 0,32 centesimi dai discount italiani. Oggi senza quel sistema la stanno pagando 0,48. Da 48 a 32 ci sono tanta marginalità, cioè sono pochi centesimi, però moltiplicati per 40, 50, 60 milioni di pezzi, sono tanti soldi che l'azienda può utilizzare per pagare di più il suo fornitore agricolo, il produttore agricolo può pagare più diciamo, il bracciante ed evitare diciamo, gli scempi dello sfruttamento.